Ciao bimbi! Ecco, sono tornata. Allora, oggi facciamo una bella ricetta che può servire come merenda e si chiama l'albero sempreverde. È una specie di pizza, focaccia. Allora, gli ingredienti sono 500 g di farina, 250 g di ricotta, 4 cucchiai extravergine di oliva, un uovo, un cucchiaio di sale fine, una bustina di lievito istantaneo, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, 150 g di spinaci lessati e frullati, rosmarino e origano. Adesso andiamo a vedere come si fa. Ok, allora bimbi, adesso mettiamo la farina sulla spianatoia. Facciamo un piccolo buchetto. Poi mettiamo la ricotta, la schiacciamo un briciolino con la forchettina, così, e la mettiamo qua. Poi mettiamo l'uovo, facciamo un bel buchetto, così l'uovo non ci scappa, bimbi. Così. Poi mettiamo il lievito, il sale, l'olio. E ora ci facciamo i muscoletti, bimbi. Forza, su, cominciamo a impastare tutto. Dopo che avete usato i muscoletti, perché qui ce ne vogliono di muscoletti, bimbi, ce ne vogliono tanti, tanti, tanti. Dovrebbe avere quella consistenza morbida, ma abbastanza compatta. Quindi, insomma, ci vuole un po' di pazienza. Una volta che l'avete impastato bene, dividete l'impasto circa in tre parti, più o meno, Andiamo ad occhio. Ok, adesso una parte la coloriamo di verde. Ci mettiamo gli spinaci. Rimpastiamo. Naturalmente, mentre impastate questa qua verde, se vedete che è troppo liquida, scivolosa, aggiungeteci pure un po' di farina. Io ho fatto così perché poi la consistenza era troppo morbida, perché lo spinacio è troppo acquoso, quindi non riesce a legare la pasta. Ora col secondo pezzettino mettiamo il cucchiaino di concentrato di pomodoro che lo facciamo diventare bello rosso, che questi poi saranno i nostri frutti dell'albero. E adesso di nuovo impastiamo. Ok, bimbi, adesso avete visto, abbiamo fatto la pasta verde che servirà per fare la chioma dell'albero, la pasta rossa per fare i frutti. Adesso con un mattarello cerchiamo di far dare la forma a questa qui bianca del tronco. Ok, bimbi? Forza anche qui! Qui poi vi fate aiutare dalla mamma, fare il tronco, perché poi bisogna dargli la forma, quindi. Ok, bimbi, allora, una volta che abbiamo tirato la pasta, guardate, io ho preso la placca del forno, l'ho unta un briciolino, poi ho cercato di dare la forma di un tronco, guardate, vedete? Ho cercato di dare, anche se non è perfetto, bimbi, va benissimo, tanto poi ce la dobbiamo mangiare. Quindi ho fatto due rametti qua per attaccare i rametti. Ho usato soltanto un po', ho bagnato un po' il pastrello con un po' d'acqua e lei si appiccica. Adesso poi qua sul tronco metteremo le erbette, quindi metteremo il rosmarino e l'origano. Adesso vado a prendere
la pasta verde che abbiamo fatto, la tiro leggermente col mattarello e cerco di dare poi la forma della chioma. Va bene, bimbi? La tiriamo. Se vedete che si appiccica, prendete un po' di farina, così non si appiccica troppo. E cerchiamo di dare una forma abbastanza come volete, basta che poi diventi la chioma dell'albero. Ok bimbi, adesso ci rimane solo più, guardate come cosa sono riuscita a fare, non è proprio bello e perfetto, ma proprio perché non è perfetto va bene così ed è bello perché l'avete fatto voi con le vostre manine. Allora adesso prendiamo la pasta rossa e prendiamo un pochino d'acqua, l'acqua servirà per fare in modo che le palline, quindi i nostri frutti, stiano attaccati alla chioma dell'albero, va bene? Allora, prendiamo un po' di pasta, ci bagniamo leggermente le manine e facciamo tante piccole palline che poi facciamo un pochino qui e le mettiamo qua e le attacchiamo. Così potete fare tutti i frutti che volete. Una volta che l'avete finito, nel frattempo, mi sono dimenticata ragazze, scusatemi, nel frattempo accendete il forno ventilato a 180 gradi, perché poi la inforniamo per almeno 20 minuti. Ma prima continuiamo a fare le nostre palline. Allora, bimbi, adesso che abbiamo fatto i frutti, guardate, dovrebbe essere così più o meno, forse ve lo giro magari così riuscite a vederlo com'è. Adesso prendo un pennellino con dell'olio e cerco di spennellare tutto bene. Questo servirà per renderla leggermente più morbida. Ci vuole un po' di pazienza, qua. Adesso bimbi, mettiamo un po' di origano, un po' dappertutto, sul tronco, sui frutti e qualche aghetto di rosmarino. Così gli diamo un po' più di sapore a questo alberello qua. Ok bimbi, il risultato dovrebbe essere questo, più o meno, anche se non è proprio perfetto, ma per la prima volta diciamo che ci accontentiamo. Adesso lo metto nel forno ventilato per 20-25 minuti. Ecco bimbi, questo è il risultato. Avete visto? A me viene una fame. Ecco voi bimbi, questo è l'albero sempreverde. Adesso vi saluto. Vi auguro tante belle cose, spero di vedervi presto. Baci baci, ciao!